Mia Amata Italia è un progetto discografico in cui è mia intenzione mostrare ciò che io più amo dell'Italia, ossia la sua arte. 20 anni di permanenza all'estero mi hanno motivato anche a mostrare agli italiani che uno degli aspetti più amati all'estero del loro paese è proprio l'arte. Inoltre, se si considera l'arte e la sua storia nei secoli in Europa, si nota subito che l'arte non ha mai conosciuto né confini, né nazionalismi, né nazioni. Le influenze in Europa tra un paese e l'altro a livello artistico sono state sempre enormi e la scelta del repertorio che ho fatto è stata anche in questa direzione. Secondo me, quando si registra un progetto discografico, bisogna raccontare una storia. Secondo me il CD deve avere un contenuto che abbia qualcosa da dire non solo dei compositori che si suonano, ma anche della propria persona. Pensando come realizzare questo progetto che ha come tema di fondo il mio paese, l'Italia, ho iniziato a pensare prima di tutto al repertorio, che voleva essere un repertorio per la maggior parte composto da compositori italiani, ma non solo, per cui è presente anche un compositore ungherese che ha utilizzato la musica italiana per comporre i suoi brani. E oltre a questo, ho pensato di utilizzare uno strumento di origine italiana, diciamo costruito in Italia. Lo strumento che ho utilizzato è stato costruito nel 1999 da mio padre ed è una copia fedele della leggendaria chitarra numero 141 del liutaio spagnolo Antonio de Torres. Torres costruì la chitarra numero 141 nel 1890 e questi strumenti, a differenza degli strumenti moderni, hanno un suono forse meno forte, ma secondo me più intimo, più pieno di colori. È la chitarra di mio padre che ha una gamma di colori timbrici enorme, brillantezza e nello stesso tempo profondità di suono, si è rivelata la chitarra migliore per il tipo di repertorio che sto suonando in questo CD. Tutto il procedimento di realizzazione di questo progetto discografico mi ha fatto capire di essere orgoglioso di essere italiano, ma dell'Italia dell'arte che io apprezzo e sicuramente andrò avanti a rappresentarla sia in Italia sia all'estero.